Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Gaming. Allora torniamo con la seconda puntata di Resident Evil e procediamo praticamente da dove avevamo lasciato l'ultima volta, quindi nella prima puntata. Mi scuso anche per questa puntata perché purtroppo ci saranno dei piccoli problemi di frame. Nelle prime due puntate ho riscontrato questo problema per via dell'elgato, però ho risolto, quindi non ci dovrebbero essere più dalla terza puntata in poi. Vi ringrazio intanto per aver cominciato a seguire la serie nel mio canale e niente, raga, potete capire. Bagno non c'è niente. Qui ci si caga nessuno. Questa è chiusa. Qui che c'è? Ah, qui c'era quell'altro pezzo. Qui c'era quell'altro pezzo, però ci serviva il cacciavite per poterla aprire. Vabbè, apriamo qui. Prego, entrate. La situazione perfetta per essere brontolone, vero? Andiamo, via libera. Presto, presto. Venga, venga, non si preoccupi. Non ci sono dei Te la sei presa mostri. comoda. Non c'è di che. Ma io qua, cioè, te la sei presa comoda, ma io te l'avrebbe lasciato lì, avrebbe tenuto chiuso il cancello, quel cazzo che è da privo. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Sì, ho capito, testa di cazzo però. Qui saremo al sicuro. Vero? No, no. Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Scordatelo. Ammazzano. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma Non adesso. risponde nessuno. Vieni. Madre! Aiutami. Fino a prima rompere i coglioni, Dobbiamo mo. entrare subito. Salve! Vabbè. C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa, apri, sono io, Elena! Questa si... Basta gridare, attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico! Sta indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci No, entrare! il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori! Non è un Cazzi problema. suoi! Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Sì, Prego, signora Luisa, qua. lei è veramente... Oh, è basta sto fucile, Non sei di questo villaggio? No, sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Fa qualcosa, Ho Julian. detto vai. Dai, vatta a far mangiare delle mostre, dai. Se Elena si fida, mi fido anch'io. E fate male. Entra pure, Ethan. Qui la situazione è grave. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Tranquilla, intanto rubo delle cose, signora, non si preoccupi. Do anche una botta di salvataggio, le scrivo il mio nome sulla macchina da scrivere, non si sa mai. Luisa, ci hanno aggredito di nuovo, hanno attaccato il bestiame di questo passo. Non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito. Non riusciamo a trovarlo, grazie a cazzo, se è sparito non gliela fai a trovare, non si serve che lo ribadisca. Madre Miranda ci ha abbandonati. No, anzi, è un punto di domanda. Madre Miranda ci ha abbandonati? Non lo so. Probabile. Nel frattempo che aspetto, guardo queste bellissime foto. Ah, che bel villaggio. Di qua. Ha fatto, signora, posso venire? La ringrazio. Ha una bellissima casa, lo sa? Ma... Chi l'ha fatto questo effetto sul muro? Entra Mi pure, ti presenti stanno l'imbianchino aspettando. per cortesia. Cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutto? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro! Un inutile, invalido, stupida, troia, legnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani
Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito. E tappati la bocca, Roxana! Ora basta. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Ne prega un po'. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Ottima idea, direi. Tutti. Resta con noi. Oh, Altissimi. Ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo. Persi in tempo e eterni, perché ci affiatiate mani dei mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, Madre Miranda. La preghiera... Il tesserato. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera toccante. La preghiera, l'ho già sentita da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stranza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Cazzo stai facendo? Leonardo, posto, che succede? Ti senti bene? Leonardo! Grande Leonardo, ha capito, ragazzi! Oh, Leonardo, ti a posto? Elena, no, stai dietro! Lasciami andare! Io se fossi in te ci andrei là da... da tutti i bambini. Vale. Dobbiamo scappare! Dai che Leonardo ha dato di matto! Non ha ti avvicina, porca... Lei da cazzo non ha... Lascialo andare! Grandissima! Dove l'ha preso questo fucile? Elena, spara! Spara io, Elena, spara io ancora! Dopo un colpo dai, Elena, un altro! Vai, brava! Brava, Elena! Dispiace, padre. A me no, ho fatto bene, ho fatto la parte dell'obbligo tuo, tranquilla. Tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Tranquilla proprio, guardalo, guardalo come brucia. Elena, no! Non puoi fare più nulla. Fallo flambè. Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi. No! Chiude, andiamo via. Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, sarà fatto. Ne usciremo vivi, insieme. Ma perché? Ma che te ne fotte, voglio sapere io. Devo uscire di qui. Allora, guardiamo un attimo com'è qui la situazione, eh. Allora, c'è adesso... Qui mi sa che si trova il cacciavite, raga. Se mi ricordo dove. Di qua, ecco, qui in cucina. Allora, apri. Niente, c'è un cazzo. Apri. C'è un cazzo manco qui. Apri. Ok, questo che è? Oh, 500 lilei. Vai, vai. Piglia le soldi col lupo. Se ne hai bisogno c'è un cacciavite. Eccolo infatti qua. Era qui. Raccogli. Era qui dentro. Interagisci. Apri. Vai. Ok. Così almeno potremo via pure quell'altro pezzo. Mo' c'è solo da andarsene da qui.
Sì, grazie. Quanto adoro le munizioni del fucile a pompa, raga, voi non potete capire. Oh, bravo. Perfetto. Io, nel suo gioco metterei le munizioni del fucile a pompa infinite. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Sì, se ne andiamo, tranquilla. Vai, avvia. Chiave del furgone. Tipico oggetto da tenere. Sì, pure io la prima volta che l'ho visto mi sono chiesto la stessa cosa, raga. Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Vai, piana. Andiamo che ti porto sul lungomare. Vedrai tu che vista. Vai. Questa scena l'avevo vista nella demo, raga. E devo dire che mi è sembrata una stronzata enorme. Questo furgone che se fa sbraca la casa tutta addosso, raga. Non c'è senso. Già. Ethan, stai bene? Sì, ho fatto una cagata. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Oh. Possiamo solo salire. Coglione. Eccolo, pensavo pure un coglione. Aggrappati. Presto. Aggrappati, presto. Vieni. Muoviamoci. Sei una minchia, non si vede. Oh. Tranquilla. E non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Come fai a non respirare? Allora, io... questa cosa me la chiedo, come fai a non respirare il fumo? È pieno di fumo. Lo spero anch'io. Non è che c'è una maschera antigas. Andiamo, reggerà. Non ero proprio tanto sicuro. Ok, dai, andiamo a sedere con la finestra. C'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, chiuserò come cavia. Non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Va bene, cazzo. Ma questo comunque è immortale, Highlander, sto premio. No. Non è era un vecchio martoriato. Ha detto il mio nome. Padre! No, padre! Non c'ha na! Ma che ti dici? Io capisco che è il tuo padre, però che ti dici il cervello? Ha sgozzato mezzi cristiani! Coraggio! Dammi la mano! Sali sopra la schiena del tubo e afferra! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, aggrappati a me! Dannazione! Sì, infatti, cioè, lei praticamente... prima gli ha sparato due colpi di fucile a pompa del petto. Perché muoiono sempre tutti? E poi si è pentita. Questa frase mi fa troppo... perché muoiono sempre tutti? Mi fa troppo ridere. Io non ce la posso fare. E poi torna a ribadire il fatto che siccome gli hanno dato il doppiatore di... How I Met Your Mother, io, Ethan, non riesco a piallo sul serio. Mi fa ride. Mi fa... non riesco a capire. Che per carità lui è bravissimo come doppiatore, eh. Cioè non voglio mettere in dubbio il fatto che non sia bravo. Però la voce, regà, cioè ormai l'abbino al fatto di How I Met Your Mother, quindi non riesco a piallo sul serio. Che cazzo sta succedendo ancora? Quando si incazza così, merda. Ride a me. Ti posso far cazzo. Allora, no, vediamo che fine abbiamo fatto, Allora, dovremmo aver rimediato pure quest'altro pezzo. Adesso qui potremo utilizzare il cacciavite. Perfetto. Ok, raccogli. Ah, ecco, qui è messa. Spero che abbiano ammazzato. Che succede? Basta! Madre Miranda! Ai, caramba. Ma chi era? No, non è quello che doppiava Marshall, è quello che doppiava Ted.
Ma io mi chiedo, il cadavere del suo fregno, cioè l'ha appena sgozzato, è ok, va bene, ma il cadavere che fine ha fatto però? Qui mi pare di aver visto prima, mentre correvo come un pazzo, mi pare di aver visto una... Ah no, erano ste sacchette di roba. Ok, andiamo, andiamo. Signor, ti posso? Sì. Fatta la spesa? La morte è giunta per tutti loro. Me ne sono accorto. Ma se guarda, guarda questo scheletro, questa mandibola che ride. Fa troppo ridere questo scheletro. Signor, ma devi nient'altro? Va bene, allora la saluto, eh. Stia bene. Non mi ricordo un do dannà però. Qui si apre? Sì, ok. Ok, potremmo mettere l'ultimo pezzo. Rilievo del demone, perfetto. Eccola qua la faccia. Ok. Allora, nient'altro che sangue e morte. Lui, allora, lui è bravissimo come doppiatore, raga. Però il discorso è che secondo me gli dovevano dare un doppiatore con una voce un po' più tenebrosa, più potente, capito? Cioè che quando si incazza, cioè, più adatta secondo me a un horror. Perché lui è bravissimo come doppiatore, però secondo me non c'ha una voce adatta per sta tipologia de cose. Cioè ci voleva una voce giovane, sì, però più greve secondo me, eh. Poi come ho detto, mi piace tantissimo lui come doppiatore, però non lo vedo tanto adatto in questa situazione. Comunque da un mare andiamo un altro, raga. Cioè non c'è un posto pulito, salubre. No, proprio zero. Col cazzo proprio che... Chiusa dall'altro lato. Che palle. Open the door. Bene, bene. È a posto. Chi cazzo è qui, mo? Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. Ma che cazzo fa? Oh! La madre Miranda piacerai molto. Ma apposta, no. Ma che cazzo è questo? Basta lagne, ci siamo quasi. Basta lagne, cazzo, ma è incatenato. Viene piantato un ferraccio col tetano della panza. Il po' vuole pure che non me lamento, capito? Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo. E le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Oh, si scopa? Se lascerete il mortale nelle mani del cazzo, le mie figlie lo torturerò. E tutto il Quindi? Sveglia! Quindi? Chiudete quella bocca! Cosa? Dove? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in un... Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti.
Un ragazzino! Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ah, cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! La mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussioni. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Preferito un acqua da Nero Nazionale. Non è una bomba. Ethan Winters. Preparati. Ma fa che? No! Oh, che buono! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si va in scena! Corre! Ma è brutto pure poi! Cristo santo! Ma perché anche ci sei buttato prima, giù invece ad aspettare contro la rovescia? Stupido! No, giù! Interagisci? Parca? Molto bene, Ethan! Ma che cazzo ha fatto? Un parco giochi questo? Rieccolo, regala Gandalf! Non puoi! Comunque è sfigatissimo, raga. È proprio sfigato. Sei ancora vivo? Complimenti. Ma non so per quanto, però. Vai, 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 corri, 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 corri. Spacca, spacca, spacca. Vai, abbassati. Oh, abbassati. Ma che cazzo? Ma allora sei davvero forte come dico? No, no, sono sfigato come una merda. Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Oh, rompi! Devo far divertire donna e loro. Vabbè, sono morto. È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale. Che sei di meglio di un... Sono morto. Sì. Ai, Miranda. Benvenuti a Mirabilandia. Mortacci su. Dai, ma l'ho arrivato a fare tutto a capo. No, che Cristo palle. Santo! Bravo! Scappa, no, no, se vuoi salvare. Comunque ho capito una cosa, che quelle casse l'hanno messe lì per le stronzi con me, malati de loot. Perché tanto non si rompono. Molto però praticamente bene, tu ci perdi tempo perché le vede, quindi dico ok. Voglio quelle casse, ma no, no, devo resistere al mio lupo. Niente, raga, un botte, Cazzo. Vai, 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 vai. Nel blu dipinto di blu. Sei ancora vivo. Complimenti. Complimenti. Andiamo! Vai, 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 vai! Spacca! Chinati! Chinati! Ok! Merda! E adesso, niente lutto, corri come un pazzo! Ma allora, sei davvero forte come dicono! Sì, 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 niente lutto, niente lutto, niente lutto, niente! Non pensavi che ti avrei fatto scappare, no, no, niente, vero? Raga, cioè... Devo far divertire, come cazzo da fa qui? È arrivato il momento dello splendido Danna dall'altra parte. Sanguinoso gran finale. E niente, via. Qui ci triturano. Che c'è di meglio di un... No, ma... Cioè, nel senso, io pensavo che arrivo, corro come un pazzo e... riesco ad andare dall'altra parte. Invece il rullo è anche prima, quindi presumo che devo andare dall'altra parte in realtà. Devi romperla quella scatola. Ma come fa a romperla quella scatola, raga? Non me la rompo.
cazzo ho fatto? Allora, no. Ah, qui è, mi ero perso. Non me la rompe la col rullo. Merda! Ma il rullo rompe la scatola, ma io non ci arrivo a pialla, raga. Ma allora, io pensavo che danna qui. Sei davvero forte come dicono. Allora, se io arrivo là, cioè la scatola non me ne fa rompere, le rompe il rullo, ok, ma se io mi avvicino poi al rullo, il rullo mi sfonda. Capito? Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Vediamo. Devo far divertire munizioni donna, pistola. È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale. Niente, un porco che non capisco il cazzo da fare. Che c'è di meglio di un bel non capisco. Che palle. Allora, dentro quelle cazzo di scatole, so per dire, lì c'era le munizioni della pistola. E va bene, quelle non mi servono a niente. Quello che mi preme, capì, a me è: come fa a non farmi sbudellare dal rullo? Punto di domanda. Molto bene, Ethan. Maia. Ancora queste foto. Merda! Oh. Ma allora sei davvero forte come dicono. Non posso con cazzo. È quello che volevo guardare, perché qui a me non mi sembra ci sia un'altra strada. Vediamo un po'. No, poi no, è sceso qui, non mi fa più risalire. Qui non c'è. No, ci deve essere un modo qui. Però non so qual è. C'è una scala per poter risalire? Allora, ok, finché non vo avanti non parte. Eccola! Trovata, raga. Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Eccola qua. Devo far divertire donna e moro. L'ho trovato. È l'ho trovato. Arrivato il momento dello splendido Spero. E sanguinoso gran finale. Che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana? Ok. In teoria lui pensa che sono morto. Quei mostri hanno rapito Rose. Perfetto. Certo, per lui fa la cosa e poi ci lascia un coso per poter fuggire. C'ha senso. No! Non spreca proiettili, matto! Andiamo, regà. Siamo sopravvissuti. Salve. Che ha fatto? Che si è addormito qui? Si è addormito. Salve, sta comodo così? Ah, vedo che anche c'ha un amico. Allora, prima d'aprire guardiamo un attimo se troviamo qualche cosa. Ok, ragazzi, siamo dentro quelle cazzo di cucine del castello. Qui era il piano del sozzerie. Ah no, aspetta. Questo è il punto dove mi ha rapito. Sì, ma io vi ricordo che lui mi ha piantato un seppo nel ventre. Però sto benissimo. Non lo sento io. A me il seppo nel ventre non mi fa né caldo né freddo. Non mi fa.
diciamo che sta roba non mangerebbe manco io, preferivo morire di fame. Oddio, forse le mele sì. Però direi che in mezzo a tutto sto casino che è successo, insomma, io pure non c'avrei tanta fame, sono sincero. Ah, all'aperto, sì. Per quanto si spaventa passare, sono brutto come la morte. Preferisco essere all'aperto che lì dentro, raga. Ma proprio tutta la vita. Ti attendevo con ansia, signor Ruiz. Chi è sto panzone? Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Fa piacere. Già, non è l'unico. Io sono solo un umile mercante. Qui. Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi. Tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. Zitto, il duca? Più comodo di quanto pensassi. Cercavo giusto qualcosa per passare il tempo. Allora, vediamo un po' che ci dice. Noi siamo 1630. Dai un'occhiata al mio inventario. Potenziamenti. Allora, potremmo potenziare la pistola, ma costa un fottio. Costa 6.000, 3.000, 2.500 e 4.000. Quindi per il momento i potenziamenti sono fuori discussione. Ma proprio tutto un prezzo. Borsello del duca. Munizioni, pistola. Posso comprare munizioni. E non costano manco troppo. Lemi. Ah, ok, la pistola. E il fucile a pompa. Ah, no. Non le posso comprare. Così le vendo, mi sa. Aspettate che c'ho il dubbio che io le stia vendendo. Vedi? In possesso 10. Fermi tutti. C'ho un dubbio. Sì, vendi. Infatti c'ho sto dubbio. Perché vedi, le 1897 sono quelle che io ho in questo momento. Questo è un investimento, Ethan. 20 oggetti, infatti, eccole qua. Una fortuna. Risorse, eccole. Mi sembrava costavano un po' troppo poco. Allora, vabbè, queste esaurite perché giustamente già ce l'ho, quindi... Questo grilletto azione singola. Parte di modifica per fucile, aumenta di molto la cadenza di tiro. Oddio, non mi interessa troppo aumentare la cadenza di tiro, vi dico la sincera verità, mi interessa più alle munizioni. Aumenta il numero di slot disponibili per il tuo inventario. Medicinale che guarisce, vabbè, questo è medicinale. Progetto munizioni fucili, ecco, questo mi interesserebbe già un po'. Fucile precisione, progetto mina, ecco, pure questo non mi dispiacerebbe, sinceramente. Caricatore maggiorato. Munizioni pistola 20. Allora, per 150 monete io adesso una botta di ecco. De 20 munizioni pistola le pio. Ma famo due, va. Ma chi cazzo se ne frega, va, con ecco cosa. Tanto male non ci vanno. Anche 40, infatti. Le munizioni per fucile a pompa quante so? 5. Figlio di puttana. Cioè, 1000 monete d'oro, 5 munizioni. Sei un po' stronzo. Allora, sei stronzo. Quando uno è stronzo, c'è da dirlo. Vabbè, per il momento niente, raga. Però già che mi ho comprato un po' di... Ti auguro una splendida avventura. Sì, pure a te. Ma le mie munizioni non so, scusa, What? Ma che manculato. Oh, ho pagato, non mi fanno entrare. Scusi. Stai cercando qualcosa in particolare? Sì, sto cercando il fatto che lei mi ha promesso proiettili delle 9 mm Parabellum per la pistola. Le ho dato 300 monete d'oro.
Avevi più 2. Cioè, ha pagato 150 monete a proiettile. Ma allora. Allora, mi auguro una splendida avventura. Una splendida avventura, un par di palle. Lei mi ha inculato con la sabbia e il cemento. Io così non le vorrei dire. Le sue inserzioni sono alquanto devianti. Vorrei aggiungere solo questo. Le ho dato 300 monete per 2 proiettili. Lei è un testa di cazzo. Non mi vedrà mai più. Se ne sia che non le sparo. Giusto perché il gioco non me lo permette. Che testa di cazzo. E vabbè. Care mezzo costo. Quindi guardate che le fucile a pompa sono 1000 monete, un proiettile. Va bene, mi fa piacere. Complimenti. Ma sì, siamo appena usciti da qui, rientriamo, no? Cazzo ce ne fotte. Salve. Mi sono appena salvato da quell'altro squilibrato di... che governa le cose, le Lican. Mo vorrei venire dai vampiri. Cosa sia qui? Beh, qui fa un po' di vandalismo. Grazie. Ma no, dai, non puoi avere solo 12 proiettili. C'ho solo 12, no, ce n'ho 22 perché ma 20 già ce l'avevo però. Ma fottuto quello, regà. Cioè, mi costa di meno fammele, praticamente. 5 gennaio, Rednik. Consegna di un uomo e 3 donne. 28 gennaio, madre Miranda. Incontro con la signora Dimitrescu. 1 febbraio, il duca. Incontro d'affari. Giusto, giusto. Non fa una piega. E comunque, devo dire che le 3 sorelle erano brutte come la morte. Invece adesso... La Dagnilona nazionale c'ha il suo perché. Allora, aspettate perché voglio capire dove danno prima. Qui che c'è? Oh, 500 lei. Tanto non valgono niente. C'è un'inflazione nel sto... qui in Romania. Mortacci sua. Che è caro per essere un mostro su un carrello. Concordo perfettamente. Comunque, cioè, manca un foglio di carta, 2 cose dentro i cassetti, però un cazzo ci mettono. E io ve rompo la roba. Ma sì, fammo del vandalismo puro sui mobili dell'Ottocento. Cazzo ce ne fotti, tanto non è roba nostra. Ottimo! Senti tu che urla. 5 proiettili più di quelli un po' a portare. Sì, vabbè, comunque a me se strille non è che mi sono piaciuti più di tanto, eh. Qui è tutto chiuso. Lo posso aprire? Ma sicuramente no. Infatti. E vabbè, andiamo a dare un'occhiata di qua, dai. Ecco, pure questa è chiusa. Ok, devo tornare indietro. No, aspetta, qui c'è una porta. Labirinti di Norstein. Norstein, un artigiano del XIX secolo, fu bandito dalla sua terra in quanto eretico. Vagò a lungo prima di stabilirsi in un remoto villaggio. Norstein creò quindi 4 labirinti: il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro. Concluse le sue opere e si tolse la vita sparandosi dalla tempia. Ok. Ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di 4 esseri umani, che pare fossero le adottate mogli di Norstein. I labirinti sono le loro tombe. Bello. Allora, il fatto che ci siano questi labirinti con le mogli è bello. Per carità, mi piace come cosa, però vorrei dire... Questo non c'è un cazzo da fare che fa tutti questi labirinti. Che mo c'ho danna io e sicuramente per uscì sarà un disastro che non finisce più. Così, per dire. Allora, dobbiamo tornare indietro qui. Per
perché mi sa che c'era un'altra porta di qua. No, chiusa. Però aspetta, c'era un altro via, mi sa. Vorrei averla vista. Questa, vabbè, questa. Oh, qui sotto non ci sono andati. Allora, qui, vabbè, qui non ci sono andati, perché mi sa che questo non funziona. Non succede nulla, infatti. Perché lo dobbiamo avviare. Quindi ripercorriamo un attimo indietro. Questa è chiusa. E qui sotto io sono nato qui dentro. Però questa è la strada, Non ne vedo altre. Ah beh, c'è la porta d'uscita questa qui principale. Restituisci le maschere agli angeli. Aspetta, non ho finito il tempo a leggere. Restituisci le maschere agli angeli. Stai forse cercando Rose? Che cazzo è questa? Oh no, 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 no. No, 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 lasciatemi stare. Oh, ma che cazzo, ma mica, cioè... Sangue di uomo. No, 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 no. Sì, in altre due ficcate nelle, le falcette e delle polpacce. Sì, tante. Ce l'ho messa bene le piedi. Allora, signore, che si fa? Si scopa? Madre, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. E ora? Vediamo un po'. Bene, bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre, sì, madre. A posto, raga. Ma me lo tagliano. Sicuro proprio. Comunque l'hai fatta proprio bene, proprio bella. Anche se mi cago addosso. Cacà? Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo. Ma madre, sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Ma più tardi... Vedrete che ce ne sarà abbastanza per tutti. Tiratelo su. Aspettate. Basta infizzarmi sta roba. Ehi, ehi, ferma. Io penso da fare un male pezzo. Oh, potresti pentirti di quello che... Te alta comunque. Lasciatemi andare. L'ho detto, è finita male, raga. E mo? E mo so cazzi. E che guardo? Che guardo che mi hanno appiccato come il salame? Aia, raga, da fa un male bestia. Non gliela fai a liberartene un uncino così, è impossibile. Ah, almeno che non fai questo. Ai, ai, ai. Porco cane, questo fa un male bestia, raga. Maledette psicopatiche. Sì, è il disinfettante che te cura. Porco cane, non ti fa male questa cosa. Niente. Sì, è vero, sanguina poco. Niente, le mani in sol tu forte, Ethan, mi spiace. Calice rosso. Allora, aspetta, vediamo un attimo sto calice rosso che ho trovato. Esamina. Ok, no, vabbè, non c'ho niente di strano, dai. Madonna, raga, quanto fa male, penso, quella cosa. Ai, 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 cioè, al solo pensiero quando mi dolono le mani, mi dolono. Non c'è nient'altro. Sta leva, anzi, tira, per esempio. No. No, mi sembra. Ah, vestaglia.
Sicuramente c'era del tè qui dentro. Il camino. Ok, molto probabilmente dovremmo uscire da lì. Una serratura facile da scassinare. Sì, allora ho trovato 1000 serrature facili da scassinare, ma non c'ho la roba per scassinare. Quindi non so quando le potrò scassinare. Apri, apri. Ma sì, ma vaffanculo, andiamo nel camino. Chi se ne fotte. Non si sa perché queste c'hanno un buco nel camino, ma comunque la mia teoria è corretta, cammino come un nonno. È vero, è vero. Ma questo in teoria ci dovrebbe avere tipo un montino dei dolori che finisce più tra freccia nella gamba, il ferro nello stomaco. Ok, ma dove è quello l'occhio rosso? Il ferro nello stomaco, le l'uncine nelle mani, le frecce, le cose, le botte. In teoria deve essere morto 16 ore fa questo Cristiano. Cristallo per sanguinamento e cazzate varie. Fa culo, rompo tutto. Polvere da sparo. Ah, aspetta, no, guarda una cosa però. Nel menu di creazione. Ok, vabbè, questo ne posso creare uno e lo creiamo nel frattempo. Qui munizioni pistola ne posso creare 12, se non sbaglio. Però volevo aspettare un attimo, perché se riesco a tenermi un attimo da parte. Ok, qui abbiamo sbloccato uno shortcut. Se riesco a tenermi un attimo da parte, vorrei creare munizioni poi del fucile a pompa. Anche se bisogna valutare un attimo se conviene. Dove hanno portato Rose? Porco cane. Non me ne sono accorto, sono venuto fuori di corsa. Allora, io in teoria una l'ho trovato. No, scusate. Niente, non ce l'ho. Ti bisogna vedere se conviene il fatto della... del come si chiama? Della... Oh! Tu, quando, come sei entrato ancora? Tu qui dentro? Duca, che ci fai qui? Sai dove c'è da guadagnare? E mi hai trovato tua figlia? No, ancora no. Se Rose si trovasse davvero qui, è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private. Tu non trovi? Dimitrescu? Sì, proprio lei. Perché non dai un'occhiata? Magari hai fortuna. E a tal proposito, guarda il mio inventario. Posso magari consigliarti qualcosa? No, no, già mi hai inculato prima, basta così. Ah, però aspetta, aspetta, aspetta. Il calice di vino rosso, sangue di Alcina Dimitrescu, di valore. Questo è un tesoro, molto probabilmente io questo lo potrei vendere. Non penso mi serva a qualche cosa. E il frammento di cristallo uguale lo posso vendere. Secondo me. Vai, vendi. Non badare a me. Però così almeno ho fatto soldi per poter o potenziare la pistola, che già sarebbe qualcosa. Come io la potenziare più sulla potenza, ma 100, da 100 a 110. Potenziare questo, per esempio, ecco, da 560 a 640 già la differenza è abbastanza. Risorse, ecco, io voglio queste. Spendi per, cioè, per farmi le munizioni del fucile a pompa. Allora, non so se comprarmela adesso il blueprint o aspettare un pochino per vedere se per caso lo trovo. Quindi per il momento lascio sta. Però se ho da comprare qualcosa, voglio comprare quello lì. Ok ragazzi, io direi per adesso concludo qui. Rientrerò in live questa sera alle 10, 10 e un quarto, insomma, massimo. E saremo in live per un'altra oretta e mezza, molto probabilmente. Perché io oggi pomeriggio sono addio al celibato e quindi me ne devo andare. Niente, grazie per aver seguito la serie. Ci vediamo alla prossima puntata, alla prossima live.
E detto questo, un ringraziamento a tutti, ragazzuoli, dal vostro comando Wolf. Ciao a tutti, ragazzuoli. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello.